scambio di gestione nelle RSA del Centro Servizi di Montecchio Precalcino e la campagna vaccinale dell'Alto Vicentino. Sono questi due osservati speciali da parte dei sindaci del distretto 2 Ulss 7 Pedemontana che la scorsa settimana hanno visto riunito a Thiene l'esecutivo dei primi cittadini per il consueto appuntamento di verifica e confronto sui temi socio-sanitari del territorio. Si è trattato del primo contatto diretto e per una presentazione reciproca con il nuovo direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 7 Pedemontana, Pierangelo Spano. Sulla campagna vaccinale anti-Covid, la direttrice del distretto 2, Alessandra Corò, ha rendicontato quanto realizzato nelle ultime settimane. I dati per i sindaci evidenziano un importante stato di avanzamento degli interventi rivolti agli ultra-ottantenni, compresi quelli che hanno ricevuto il vaccino a domicilio. L'azienda prevede, grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale del territorio, di raggiungere fra una settimana un analogo risultato per i cittadini tra i 70 e i 79 anni. Tema scottante, il delicato subentro dal prossimo 1° luglio nella gestione dei servizi per varie persone con fragilità presenti nella sede ULS di Montecchio Precalcino. Spano ha spiegato ai sindaci i passaggi di accompagnamento finora realizzati dall'azienda per assicurare gli standard di assistenza dovuti alle persone accolte e l'impegno ad accompagnare in maniera vigile gli aspetti operativi legati ai lavoratori. Le azioni in corso, spiega il presidente dell'esecutivo Franco Balzi, saranno oggetto di ulteriore monitoraggio. In quello in programma per il prossimo 4 maggio verrà affrontato il tema del piano di zona che dopo l'approvazione del piano straordinario con scadenza il 31 dicembre 2021 riprenderà l'iter programmato per le annualità future.